Buongiorno, vi chiederete perché mi sono vestito così oggi. Adesso ve lo spiego. Omega allarga i suoi orizzonti. In prima persona, a marzo del 2018, esattamente il 2 marzo, affronterò il famoso Panda Ride. Adesso vi spiego cos'è il Panda Ride. Panda Ride è una competizione motoristica unica nel suo genere, a livello mondiale, che riunisce bravura, incoscienza, avventura e senso di solidarietà. Ben oltre 350 equipaggi che sfidano il buon senso viaggiando a bordo di una Panda, la mitica Panda degli anni 80. Dunque sarà una bella avventura. L'avventura per Omega parte da Piazza Bra, nel cuore della bellissima Verona, città di Giulietta Romeo. L'avventura comincerà lì. Sarà una lunga trasferta verso Madrid e poi in un paesino chiamato Camões, dove si effettueranno le verifiche tecniche e amministrative delle vetture. Da quello che ho potuto vedere, l'aria che si respira è quella di altri tempi, un mix di componenti. La tradizione della Panda, della mitica Panda degli anni 80, la gioia e l'entusiasmo dei partecipanti, il brivido dell'avventura e il cameratismo tra i vari equipaggi arrivati da tutto il mondo. Ecco perché ho deciso di parteciparvi. Con Panda Ride ci tufferemo in spazi aperti, diversi da quelle che sono le nostre comuni strade cittadine. E ci tufferai in spazi aperti, deserti, guidando sui terreni ben diversi da quelli che siamo abituati andando al lavoro. La partenza ufficiale è dalla città di Madrid, per poi coprire ben 3500 km, suddivisi in 7 tappe nello stile rally cross, attraversando il Marocco da nord a sud e da est a ovest, fino ad arrivare alla fine del ride nella splendida città di Marrakech. Le varie tappe avranno un punto di entrata e uno di uscita.
Tutto quello che accadrà nel mezzo è un'incertezza che si concluderà all'arrivo della tappa. Per effettuare il percorso tutti gli equipaggi sono dotati, e ripeto, sempre e solo del roadbook e della bussola. L'intento della scuderia Omega e mio personale sarà quello di unire il divertimento alla solidarietà. Non solo competizione, ma anche aiuto ai piccoli abitanti dei molteplici piccoli villaggi del Marocco. Sarà una competizione nella competizione. Riuscire a distribuire più materiale didattico o qualsiasi altro genere nel minor tempo possibile senza incorrere in sanzioni in termini di tempo e non poter più proseguire il nostro ride. Quindi sarei grato a tutti voi se voleste essere sui nostri fianchi o anche sul nostro cofano come sponsor ufficiali per questa bellissima iniziativa e per questa bellissima manifestazione. Vi porteremo in tutto il deserto del Marocco. Grazie.